Ciao ragazzi, eccoci a un'altra curiosità. Allora, niente, fra i dolci più amati da Natale, no, c'è il panettone, ma il panettone, ma anche il pandoro. Ecco, allora, la cosa strana, sinceramente, è che su entrambi hanno fatto, diciamo, delle specialità gastronomiche, però con delle farine un po' particolari, non classiche, diciamo, ricavate da grano o frumento, insomma, altre cose. Però queste sono praticamente farine ricavate dal bacco da seta. Se avete capito bene, farina di bacco da seta, allevato per consumo umano. Praticamente ci sono, hanno fatto praticamente dei pandori, dei panettoni, insomma, con questa farina qua. Io dico questo finché si tratta, per carità, della seta, ok? Vabbè, anche se comunque vogliamo, perché forse non so se lo sapete, come poveracci quei bachi vengono prima nutriti in maniera che fanno tutto il bozzolo. Dopo, una volta che sono belli, diciamo cicciotti, ecco così per me, meglio dire, cosa succede? Li prendono e li buttano dentro nell'acqua bollente per far sì che praticamente si staccano, perché sennò succede che non riescono, quindi subiscono uno shock tremendo praticamente, e ovviamente muoiono. E adesso addirittura un'altra, non so esattamente come viene il ciclo di questo, per fare la farina, esattamente non lo conosco. Sta di fatto che è venuta fuori questa news che addirittura adesso ci sarebbe appunto la farina da bacco da seta. Oh, siccome non si finisce mai di imparare, è vero che, per carità, tutti questi insetti, queste cose, hanno tante proteine e via dicendo. Diciamo che nella nostra cultura occidentale, la nostra dieta, diciamo così, di certo non rientra su determinati cose. Di conseguenza, cosa vi devo dire? Se volete provarla, può anche essere che sia buona, non dico mica di no, perché paese che vai, usanza che trovi, e quindi a un certo punto può essere che sia buonissimo, non dico mica di no, ecco. E quindi, come per esempio usanze cinesi, che lì, in quel caso lì, cosa fanno? Mangiano praticamente animali come per esempio cani, che qui da noi è considerato orripilante, e per loro invece è normale. Ecco, quindi comunque, senza dilungarmi oltre, vedete voi, la notizia è questa, praticamente, che hanno fatto pandoro e panettone con la farina del bacco da seta. Ecco, tutto qui. Ok, ciao.